la connessione C'è anche dell'anteguerra Stefano. stasera, scusate. Ok. Ma se becco quegli operai lì, gliela faccio pagare in qualche maniera. Ho tagliato il cavite del telefono, per sbaglio. Ok. Ok, chi vuole partire? Vabbè, vi do un attimo per pensarci, visto che... Abbiamo Siamo bisogno di in tre, pensarci siamo troppo. stasera. Dai, Sì, per adesso sì. sempre meno, male. allora faccio io il D, che è quello secondo me più facile. Sì. Alla fine è abbastanza Di Bologna, forzato. di Non ne sono Domodossola. sicuro. Domodossola, Ah, Domodossola. Domodossola. Ok, di quale fai? Allora, qua io ho ragionato in questa maniera qua. Se bianco fa la mossa A2 sono morto, quindi devo fare, non so come si chiama, throw in, boh. Quindi faccio A2 con nero e, se mangia, come si chiama, con A1 bianco, io gioco B1 e non può più fare forma morta dentro di me con la forma 5 e quindi avendo tante libertà fuori posso fare due occhi. Esatto, infatti throw-in in A2 è corretto. Bianco deve fare qualcosa che altrimenti è semplicemente catturato. Se allunga qua, questa è comunque una forma viva. Se cattura qua, bianco dovrebbe connettere per fare forma morta, ma è suicidio, quindi non gli bastano libertà per connettere. E quindi, avendo le libertà esterne, nero può mangiare. E quindi è vivo. Se nero avesse fatto semplicemente tipo Atari così, questa è una forma morta e nero non ha modo di vivere. Anche questa, bianco risponde così, e questa è una forma morta. Questo ovviamente non ha senso. Anzi, qua puoi Scusami un fare... attimo. Qua può anche fare Tenuki, penso, qua bianco, che è comunque morta. Dimmi. Io questa parte qui l'avevo A2 l'avevo vista, però Sì. mi chiedevo, non potrei prima fare C6, tanto mi deve rispondere obbligatoriamente, no? Sì, però non cambia il problema poi alla fine. Cioè lui ti Poi risponde, faceva però uno. puoi rispondere, ma diciamo che dopo che Bianco ti risponde non ci hai guadagnato niente. Magari ti sei tolto una minaccia co per dopo. Ah, io ho questo brutto vizio che mi tolgo le minacce quando non cerco. Sì, se non c'hai qualcosa da guadagnarci, tanto vale lasciarlo lì e magari ti può essere utile per dopo. Sì, ok. Next. Prossimo. È Hai sparito tutto. Hai tolto il sumego. come ha tolto Itsumego? Eccole. Eccole, sono riapparso. Non Tornato. so, lo vedevo io, non so perché voi non lo vedete. Vabbè. Posto. Allora, ABC. Ah. Io Ok. farei un B18. B18. B18, bianco che fa? Tenuki, perché ormai è viva. Mettendo caso che non faccia tenuti, bianco voglia provare a uccidere. Dunque, se fa F19, faccio anche B19. Allora, dopo B18, se faccio B19, ho due occhi, quindi immagino che bianco faccia B19. A quel Sì. punto io faccio C19. Ho un occhio in angolo e uno in C18. Non mi sembra che bianco possa fare qualcosa. Allora, quindi sarebbe B18, B19, C19. Sì?
A questo punto il massimo Ah che può no, fare bianco è non fa questo. niente. E questo è un co, mi pare. Sì. Ah no, questo è vero, No, questo è è vivo. vivo. Qua connette. Sì, questa secondo me non funziona, B19 da bianco, infatti. Quindi che può fare bianco? Un C19 forse, ma io scendo in D19 e dopo il Mi, dunque io scendo in C19, no, allora io faccio B19, lui fa C19 No, aspetta, mo perché tocca a fa bianco. C19. Ah, ci dice. Ah, ok, se la sequenza dopo, continuando la sequenza, ok. C19, io faccio D19, lui è in Atari, anche se mi dà Atari da fuori io lo catturo e ho un occhio in angolo e uno a destra. Ho Allora, in visto questa male. sequenza. Vabbè, ovviamente bianco. Così, Aspetta, così nero è muove nero per vivo. primo. Muove nero per primo. Sì, B18, B18. 18 è la prima mossa, sì. Ah, ok, era già fatta, sì. Così bianco è vivo, quindi F19 non funziona, il massimo che può provare bianco è questa. C'è un co. Alla fine, per fortuna, nero c'ha due libertà esterne, quindi in realtà non E è. quindi è il band 4. Così è vivo e basta perché c'ha due libertà esterne nero. Se ce ne avesse avuta una di meno, questa era autotari e non funzionava. Per così è semplicemente vivo. Quindi questa funziona. E altre cose che può provare bianco. No, non funziona niente. Penso funzioni questo e basta. Ma il mio ragionamento è stato, dunque, Bianco può fare Atari da fuori F19 prima o poi lo farà. Quindi D19, un occhio in D19 io non lo faccio. Bravo. Sì. Alla peggio devo arretrare fino a C19. Se mi fa un throw-in, non so, mi fa un D19. Io a C19 ci devo arrivare, quindi alla fine mi resta una forma 5 dentro. Nella forma 5 il punto vitale è il B18, quindi mi sembra il punto più logico dove Sì, infatti giocare. come ragionamento ci sta tutto, perché ovviamente magari se uno vuole semplicemente proteggere il taglio potrebbe pensare qua, però questo è abbastanza ovvio che questa è una forma morta, visto che questo abbiamo detto che è un finto occhio. Sì. E se quella è una forma morta, B19 non funziona perché c'è direttamente il taglio, al massimo Ah, sì. può provare a fare un co nero. E questa qua invece è l'altra alternativa che uno può pensare funziona. Importante non giocare qua. Ops. Importante non giocare qua perché questa non funziona. Qua cosa gioca bianco? Se nero gioca D19, B19. D19. Esatto. Questo da Atari e Occhio finto. col C'è mio lo occhio step finto, sì. back. Se nero non Ah, fa aspetta. Ah, sì, niente. ok. Se nero non fa niente, bianco cattura da questo lato, perché questo ovviamente è snapback. Ma una domanda, B18, C19, qual era la risposta di nero? B18, C10. B18. Così. E io non posso allungarmi là. Che così sembrerebbe un co, però il fatto che nero abbia due libertà esterne semplicemente può. Vabbè, Chiude prima, qua chiude prima. bianco Sì, deve chiude prima. catturare per forza. Se fosse una libertà in meno fuori sarebbe un co, però qua nero semplicemente da questo Atari e bianco non può connettere e fare un band 4. Quindi è semplicemente io. E se non mangia, se non ma avesse mangiato con una A18, Vabbè, se vabbè, fai ma dare tenuti Atari. sono vivo. O dare Atari, insomma, rimivo uguale, ok, sì, Sì, scusate. se da Atari mangio e basta. Quindi sì, corretto. Questa sembra una forma un po' strana, infatti ieri ho fatto uno sumego un po' simile, un po' più largo di spazio, e dovevi fare questa
Questa specie di triangolo vuoto che Vuoto che era è l'unico che l'unico che funzionava e ci ho messo tipo funzionava 20 e ci ho minuti a messo provarlo. 20 minuti a provarlo. Perché c'ho tutto Perché c'è tutto sto sto ecco. eco? Aspetta un attimo che stacco il Aspetta un riattacco attimo che sta microfono. corriata di TikTok. Sento due volte. Penso che rientro a ah. Ok, adesso dovrebbe andare bene l'audio. Microfono di qualcuno. Ok. A posto, quindi abbiamo fatto, di abbiamo fatto, CB. C'è una partitona in DGL. Quindi tocca a Thomas. Thomas, B o C? Provo a rendermi ridicolo col C. Vai. Anche se non ci capisco nulla. S1. Fa come continua? S2. Due. Uno. Un secondo. Tre. Poi. Poi a questo punto qui mi sa che mi giocherebbe O1. Aspetta, dopo T3 mi sa che tocca a nero. Aspetta, S1, S2, T2, T1. Ah, T3 è giocato da nero, ok. A questo punto qui io mi sa che ricatturo. Aspetta, mi sono un attimo perso. Lo Ta ta cattura. ta ta ta. Quello che fa bianco, non mi ricordo. Bianco, secondo me, Se gioca. gioca è un Q al limite, se gioca è T4 bianco. Così è un Q, sì. Questo È complicato, da leggere. Perché la mossa, secondo me, quella che ha fatto in più nero, che ha fatto in più nero adesso, forse non serviva questa qua. Al posto di T3 di CQ1. Non lo so, aspetta, stavo vedendo. Mi era sembrato, però può darsi che mi stia sbagliando. Potrebbe starci, no? No, 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 c'hai ragione tu, mi sa. T3 la devi giocare per forza, perché sennò esce. Sì, in realtà Q1 sembra che ci sia un Atari dopo, ma questa gli ridà un'altra libertà, quindi non puoi ricatturare. Esatto. Scusate, mi sentite? Sì. Sì. Ciao, io sono nuovo, sono arrivato adesso, ma non vedo niente, sento le Ah, voci, ma ciao. non vedo. Sì, Ciao. ho visto adesso il messaggio nella chat testuale. Stiamo risolvendo i problemi di vita e morte per casa. Stiamo nel link, il penultimo, quello dove vedi scritto Thomas contro Erika. Se clicchi sul link, ti riporta alla pagina OGS dove stiamo risolvendo i problemi. Aspetta che non vedo nessun link, cioè io vedo una schermata dove ci sono gli utenti e basta, però Devi non andare so dove. nella Ah, chat chat testuale testuale generale. virale. Sì. Sì? Ecco, e Dovresti devo vedere un po' di link. cliccare? Il Sì, penultimo link. quello il Thomas contro Erika. penultimo. 6 Sì, 2 6 adesso 6 8 2. provo. Sì, adesso ecco, sto entrando. Ok. Ok, Perfetto. adesso vi ecco. Bene, grazie. Niente. Allora, mo stavamo cercando di risolvere il problema numero C. Sì. Allora, dicevamo quindi che con la sequenza proposta era S1, S2, T2 e così veniva fuori un Q. Questo Q qui. Altre sequenze? C'è meglio del Q? Ma io non. S2 non va proprio. Dipende, come continua? Ah.
Vabbè, bianco non può dare Atari in Q1, però ci gioca bianco in O1, quindi non può connettere, come si chiama lui, nero, quindi gioca S1 e lo obbliga a mangiare, però non gliela fa. Lo obbliga a mangiare perché allora 1, 2, 3, lui mangia, se ne becca. Ok, giusto? E quindi poi? Dovrebbe essere. Qual è il E risultato? che c'ha l'occhio che è rimasto in Q, come si chiama, in Q3 Sì, e tutto il resto nell'angolo. esatto. Infatti S2 pare che funzioni. Semplicemente bianco qua deve fare qualcosa, l'unica cosa che può fare è O1, perché Q1 è autotari questo. Quindi bianco gioca di qua. Nero continua a togliere libertà, nero si connette, ma questo è snapback. E anche dopo che bianco rimangia, questo è comunque vivo. E quindi questa semplicemente S2 funziona. Altre cose che bianco non può fare altro. Comunque questa sono due occhi sicuri. S1 era un Non po' mi più dirò intricata, come però avanti è più solo Q. grandi numeri. Come, scusa? Non ne imbrocco una neanche per grandi numeri. Sei andato un po'. No, Hai è che provato Thomas. direttamente un po' quella troppo difficile. Devi partire da quella più semplice. Che tu sei andato più avanti nella partita e stavi a vedere già tutte le minacce co che c'avevi sul resto del gobano. Allora ho detto Sicuro, faccio sicuro. co, faccio. Volevi trickare. Ok, manca solo il B. A A 10 abbiamo risolto. questo punto facciamo provare a risolvere al nuovo, insomma, alla persona che si è aggiunta, dato che in Se ci tre vuoi già dire come avevamo. ti chiami, perché dal Sì, nickname. sono Federico. Cioè, Federico, ciao Federico. vuoi Ciao. provare a risolvere il B se ci riesci? Proviamo. Allora, Tocca a il nero, deve vivo. cercare di uccidere a bianco. Ok, allora vediamo. Il nero. Allora, di sicuro, cioè, le opzioni, secondo me, è S18, S17 o T18, o T17, uno di quei quattro. Ci sono, Firade? Sa qualcuno che C'è una mossa se si solo. sta strozzando. No, speriamo di no, speriamo. Allora. Pensaci un po' su, poi mi dici l'intera sequenza. Quello Sì. che riesci a vedere. Così ci penso anche io per la soluzione, visto che me la devo ri ricalcolare. Ok, dovrebbe essere quella. Proviamo con T17. Ok, nero T17, bianco che fa? Bianco potrebbe fare S18. Ok. S18. Poi adesso qui. Poi nero va su T18 e bianco che fa? Bianco prova, ma si può cliccare, cioè si può mettere, provare oppure si fa solo No, è a più tanto mente. più per un esercizio di visualizzazione, che sì, se riesci a visualizzare tutte le mosse, mi dici tutta la sequenza e poi controlliamo se è giusta. Perché se vi Allora. metto le mosse passo per passo, poi è un po' meno efficace come esercizio. Però sì, siccome Ok. le prime volte va bene, ve lo faccio vedere, tanto per avere
Allora, quindi T17, S18, poi ecco, T18. T18 e bianco a sto punto potrebbe andare su T... Beh, no, però non viene. Bianco dopo va giù a T16 e... quindi il nero un po' fa più... Ah no, può mangiare su S19. Può mangiare su S19. Questo il sembrerebbe un co. È un co, Però in realtà bianco può dare questo atari e il nero non può collegarsi. E siccome bianco ha due libertà esterne, ce la fa vivere semplicemente. Ecco. Ok, quindi poi... non è quello. Questa... sì, questa non funziona, questa è... sì, S18 è corretta, infatti, come risposta. Tipo, non ce la fa scappare fuori nero. Quindi T17 la linea la, diciamo, barriamo. Quindi come... non va bene. Come non funzionante. E a sto punto proviamo se ho T18 o S18. Sì. Allora, proviamo se fa... ah, di solito quando la seconda mossa da provare di solito è quella che ha giocato come risposta all'avversario. Di solito è utile continuare così, visto che questa bianco ha risposto così, conviene quindi... tentare S18 come secondo tentativo. Molte volte vi può aiutare, che molto spesso è quella giusta. Quindi S18, il bianco, bianco qui a questo punto non c'è nero, sta niente. Minacciando la tari qua, quindi quello che potrebbe prendere questa è forzata, che tutte le altre cose muore direttamente nero, cioè bianco, che questa tari, quindi non funziona questa stessa cosa. E adesso bisogna ridurre lo spazio per evitare che si facciano due occhi. A sto punto... non so, si deve bloccare sotto su S15. Esatto. Ora... perché sennò quello va giù. Ora sono praticamente miei. A e B. Qualunque cosa fa bianco o nero prende l'altro. Questa è una forma morta. E questo è comunque un occhio solo. Perfetto. Corretto, abbiamo finito le Itsumego. Ora passiamo alla revisione delle partite. Quindi guardiamo prima quella di Stefano, visto che quella di... ce la facciamo a farne due, sì? Sì. Vado spedito, cerco di andare spedito. Me le sono preparate. Non fare troppe varianti, troppo profonde, perché tanto no, non no, ti seguiamo. No, facciamo le cose... aspettate, allora ciao. Questa di Luciano e quella di Stefano. Un attimo, quella di Stefano ce l'ho salvata a parte perché non ce l'avevo tra le review. Un attimo che ve la linko sempre nella chat testuale. E questa era stata giocata nella nona giornata del torneo NGL. Dagli Telegram. C'è una bella partita stasera. Si potrebbe vedere una partita una sera, se c'è una partita di lunedì. Ah, sì. Qualche volta ci organizziamo. Stasera c'è Matteo Sasselli e Salvatore Falco. Partitona. Sono fra i due più forti degli allievi. L'altra volta, va, se c'è una bella partita si vede. Ci organizziamo. Così facciamo tutti i commenti. Esatto. Fare commenti è la parte più bella durante le partite. Anche dire dai, io so che lì, io là, bello. Aiuta molto, no? Secondo me. Sì, anche perché ti scambi un po' di opinioni, di direzione di gioco con gli altri giocatori. Allora, ho messo il link alla review sulla chat testuale. Quindi partiamo con quella di Stefano contro... Adelori, quello che ha vinto l'anno scorso. Emiliano.
Ok, allora andiamo veloci. Quindi Stefano è bianco, nero e Emiliano è nero. Quindi ognuno si prende un angolo. Apertura incrociata. Io, memore del fatto che l'apertura incrociata dovrebbe andare bene a bianco. Sì, qua tutto bene. Qua. No, Teoricamente ovviamente. è un po' meglio per bianco. Teoricamente, bravo. Sì, ma Ah, è sì. una piccola differenza. Nero approccia, kick e salto, ok. Questa estensione è leggermente troppo lontana, quindi in futuro Nero si dovrà preoccupare di un'eventuale invasione in M3. Non subito perché è presto, però un'eventuale mossa qui in medio gioco Nero non riesce a chiuderlo, non riesce a chiuderlo con una sola mossa. Né Bianco ha abbastanza spazio per uscire fuori, quindi questo è un problema futuro. Bianco approccia un angolo, va bene. Nero ignora, approccia l'altro angolo e comunque è una mossa equivalente, quindi va bene. Bianco continua l'attacco su, dopo visto che Nero ha fatto tenuki, quindi ci sta a continuare l'attacco. Questo è comunque un Joseki. Qua di solito Nero spinge, cioè fa questo wedge, che è forzato, tanto Bianco a proteggere, ne connette e adesso si è creato questo taglio. E quindi Bianco di solito risponde così e Nero può continuare a seconda della posizione globale. Può tipo o fare tenuki e continuare su quest'angolo oppure giocare qui o basta o continuare a queste parti. Era una possibilità. In partita Nero ha semplicemente connesso qua. E Bianco ha connesso, quindi vedete che la differenza è leggermente meglio per Nero. Bianco ha 2 punti in più sul lato. Cioè, scusa, è meglio per Bianco, che Bianco ha un po' più di punti. E poi Nero cerca un po' di difendere il lato basso, cercando di catturare questa pietra. L'unica cosa è che questa difesa, diciamo, mette molta pressione sulla pietra in F4, però non la cattura alla perfezione, c'è un po' di agi, infatti vi ho segnato il punto in G4, che non adesso, che adesso è ancora un po' presto, ci sono ancora angoli aperti, quindi non è il caso di fare una mossa di riduzione, però in futuro una mossa tipo G4 è molto fastidiosa per Nero da difendere. Perché se Nero semplicemente si limita a giocare così, vedete che adesso così connetti la pietra, se difendi di qua rovini, tagli il territorio. Quindi questa è molto molto fastidiosa, per questo J5 non sembra la posizione ideale per difendere. Altre mosse non ce ne sono alla perfezione che catturano questa pietra. Quindi in questi casi vi consiglio o di rafforzare un po' il muro con cose di questo genere, quindi diciamo che questa pietra viene un po' inglobata. Il problema è che questa sequenza è un po' gote, quindi adesso qua Bianco potrebbe fare tenuki e giocare altrove. Quindi Cercare invece di chiuderla dentro, tipo con un J5, J6. Si può fare, il problema è che rimane sempre un po' di agi, che non riesci. È sempre difficile catturare una pietra con una sola mossa. E il problema è che Bianco non è che la deve salvare per forza, ma può anche lasciarla lì e prima o poi ci sono dei punti nella formazione che faranno perdere una mossa in medio gioco a Nero per doverla difendere. E a C'è anche F5 che è Bianco basta forzante. quello. Quindi è solo una cosa di inefficienza. C'è anche F2 che è forzante, no? Che può servire. Sì, infatti dopo, a seconda della partita, Bianco ha varie possibilità. Può o sfruttare magari l'agi così, come è successo in partita più avanti, che riduce un po' l'angolo, aumenti i tuoi punti in angolo e riduci il lato basso, però con questa sequenza diciamo che danneggi molto l'agi rimasto. Oppure magari puoi decidere di giocare questa che sente e puoi cercare magari sempre di uscire, di giocare varie mosse, dipende da cosa c'è intorno.
Non è facile inglobare. Comunque, è sempre l'unica cosa che volevo, diciamo, mettere in risalto è che questa mossa ha chiaramente lo scopo di voler mettere un fermo alla pietra in F4, però lascia questa debolezza in G4, che, a cui bianco deve trovare il giusto tempismo per puntarci, diciamo. Andiamo avanti. Bianco continua il Joseki in alto. Questa D15 comunque è un Joseki, di solito lo si usa quando si vuole enfatizzare il lato alto. Così, così, e questo è un Joseki. È fattibile. È un po' sempre come si dice, vecchio stile. Bianco potrebbe anche, diciamo, unire prima di decidere qual è l'estensione ideale per il lato. Potrebbe approcciare prima l'angolo e vedere come risponde nero. Che se risponde così, poi magari può giocare uno dei classici Joseki così e cercare di espandere il più possibile. Però comunque anche così è semplice. Non è troppo lunga K17. È un po' lunga da questa. Cioè, diciamo che questa formazione di nero, dopo che nero difende qua in C13, in futuro bianco deve stare un po' attento a questa spinta con gli eventuali tagli. E quindi di solito si aggiunge una mossa sul lato per diminuire un po' questo agi. E, diciamo che qualunque mossa ha dei pro e dei difetti. Quindi tipo una mossa super solida così toglie tutti i problemi, però è un po' lenta. Una mossa più lontana fa più punti, però lascia più forzanti in giro. Diciamo che questa pure, comunque mi pare anche sui dizionari si gioca proprio anche questa semplicemente, però dizionari un po' vecchi. Però ci sta, oppure altrimenti bianco poteva anche scegliere un altro Joseki e fare così, visto che tanto non è tanto interessante il lato basso, e fare un Joseki in cui si tiene il sente e giocare di qua. Comunque finché sono Joseki va bene, non è quello che cambia tanto della partita. Andiamo avanti. Nero difende l'angolo, che era l'ultimo angolo aperto, ovviamente. Impedisce questa continuazione in O17 di bianco, che sarebbe ideale per continuare a sviluppare il lato alto. Ma ideale o troppo lunga in O17? No, diciamo che se mossa a caso di nero, questa va bene. Che comunque dopo che ti fai il kick tu estendi e c'hai la distanza ideale, e dopo che comunque estendi c'è anche un po' di agi nell'angolo, quindi così va benissimo. Solo per dire, dopo 2 la mossa di 3 non potrebbe essere M17? Così? Così è un po' difficile perché ti trovi... È un'autopinza. Sì, te lo trovi un po' pinzato. Ovviamente dopo si... viene fuori un combattimento, però sembra nero quello più in difficoltà. Diciamo che poi sono miei, o attacchi il gruppo, gli giochi in testa, oppure chiudi l'angolo. Nero dovrebbe fare due Perché a me mosse. mi preoccupava K17, la pietra bianca in K17, che a un certo punto si trovava, se il nero saltava, si trovava Sì, sotto. diciamo che è un po' da valutare, però è difficile, cioè, è difficile, diciamo che Ok. quando si fanno tanti salti, 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 si devono un po' valutare la cosa, però diciamo che lo impari un po' con l'esperienza, anche se vuoi, volendo, puoi anche, che ne so, vivere, fare un po' dei forzanti in angolo e fare altre cose, comunque sì. Magari se sei un po' preoccupato, puoi provare a limitarti a fare così e poi giochi da un'altra parte. Ok. Vuoi essere un po' più conservativo. Qui nero chiude l'ultimo angolo e adesso sì, diciamo, il Fuseki è praticamente finito. Sono chiusi tutti gli angoli e si inizia a pensare ai lati. Adesso le cose interessanti da bianco sono... giocare sul lato destro da queste parti, comunque qualunque cosa,
Se vuole ridurre il lato basso, le shoulder hit qua sono abbastanza classiche. Ho visto che questa è una sovraestensione, anche M3 sarebbe possibile. Però finché ci sono ancora i lati aperti, penso che il lato destro sia la mossa più interessante adesso. Tipo una di queste tre, tipo R14, R10 o anche S15. Diciamo, il lato destro è quello più interessante. Infatti bianco gioca qua, benissimo. Nero contro pinza, è possibile, che comunque ha già un'estensione qua, quindi qua le possibilità di nero sono o il kick o una pinza. Bianco esce, nero fa una base sul lato, bianco invade l'angolo, tanto comunque ce la fa a vivere, perché è miai. O connettersi o vivere nell'angolo sono miei, perché nero è costretto a difendere questo taglio. E bianco adesso ha abbastanza spazio per vivere, anche se ovviamente con la scelta di invadere l'angolo, bianco sa che queste due pietre si indeboliscono molto. Ora nero qua fa questo scambio che in realtà non aiuta molto la posizione di nero, che bianco è comunque vivo, e quindi questo scambio aiuta più che altro bianco. Di solito a volte si vede questa chiusura per cercare di chiudere bianco nell'angolo, e qua di solito localmente per vivere bianco deve difendere, e qua nero difende. Il problema è che in questa partita c'è un po' di pericolo, perché siccome ci sono già questi. C'è questa pietra in K14, potrebbero venire fuori cose brutte se bianco prova a tagliare. Quindi questa è un po' problematica, infatti penso che sia per quello che nero non abbia bloccato. Quindi la cosa ideale forse è semplicemente giocare così, forzare bianco a vivere, o così, che comunque questa bianco viene chiuso dentro e nero ha una forma molto forte. O anche semplicemente così, e nero può attaccare le due pietre. Ed è stato uno scambio angolo per il lato. Invece con questo scambio nero non ha guadagnato molto e deve comunque stare attento a questo taglio. Quindi in partita nero è stato costretto a giocare questa. Però vedete che la mossa in M17 non mette molta pressione alle due pietre sul lato. Quindi diciamo che bianco ha guadagnato l'angolo. E queste due pietre sul lato se la sono cavata abbastanza bene, quindi la partita diciamo che la considero un po' meglio per bianco adesso. Anche perché nero ha questi problemi qua. Invece le strutture di bianco sono molto solide. Questo angolo è molto solido, questo angolo è solido, questo angolo è solido. Questa pietra è un pochino isolata, avrebbe bisogno di una difesa. Però al momento non è urgente, perché tanto se nero butta una pietra in acqua. K17 tipo bianco può saltare, non c'è tutto questo pericolo, quindi lo considero un po' meglio per bianco adesso la partita. Bianco cerca un po' di aiutare le sue due pietre deboli, ci sta, benissimo. Nero separa, qua bianco fa benissimo a non connettere, che altrimenti questa sarebbe una forma troppo pesante e non aiuta a fare occhi. Tanto questa pietra non è importante perché tanto il gruppo nero è tutto collegato ed è vivo, quindi non c'è senso preoccuparsi di una pietra. E vedete come nero abbia fatto solo punti in seconda linea. E questo muro di pietre bianche è molto molto difficile da uccidere. Quindi fin qua tutto bene. Infatti nero non c'è una buona mossa per continuare, per attaccare questo gruppo, quindi semplicemente cerca di attaccare l'unica pietra debole che ha bianco. Bianco difende la debolezza che aveva qua e questa formazione diciamo che minaccia la connessione in seconda linea. Questo è classico quando si vedono queste tre pietre in terza linea. Bianco ha sempre la possibilità di connettersi sotto. Bianco fa questo keima che minaccia sempre di E catturare, qua diciamo. devo aver cominciato a sragionare. Qua in realtà va bene. Questa va anche bene. Qua bianco si può ancora connettere sotto, volendo. C'è un po' di. Cioè, qua sacrifichi un po' di cose magari.
quella gliela lasci, però guadagni forza fuori, magari. Non è tanto importante. Questa era quella che hai giocato tu in partita. In realtà va anche bene per questo, si collega. Il problema è che dopo che ovviamente nero cerca di separare, se ti vuoi connettere sicuramente, il Tesugi in questo caso è questo, H18, perché qua nero non può fare nulla, perché se fa così sei connesso, semplicemente perché questo non funziona. Se ti fa questo diventa Atari e quindi sei collegato, anche se lui ovviamente ci guadagna di forza fuori. Quello che è successo in partita, in realtà, Qua sbagliato. con lui che dice, perché ovviamente se qua nero da questo Atari tu comunque ti connetti sotto ed è uguale. Quindi qua nero ha cercato un po' la mossa più cattiva, più aggressiva, però è anche un po' rischioso. Qua in partita bianco ha connesso così, però c'è il Qua problema sbagliato. che sì, qua con le due pietre non riescono a scappare. Qua quello che si poteva fare era spingere così, e qua adesso non era un problema, perché bianco adesso mira io catturare queste due pietre, iniziando a togliere le libertà tipo in G17, oppure bianco esce fuori nelle 16. Quindi se tipo nero blocca così, sta indietro di una libertà, così vince bianco di 1. Bianco ne ha 4 e nero ne ha 3. Se nero invece prova a togliere la libertà, così è 4 contro 3, il problema è che c'è questa e nero non può tagliare, perché qui c'è la scala che funziona per bianco, che finisce sul muro. Corretto. E quindi qua dopo H15 qua non vedo modo per nero di resistere. Cioè Sì, magari. mi sono perso la scala, mi sono perso. Sì, non era semplicissimo da vedere, questo è un po' complicato, era tanto per fartelo vedere così, non ci sto Sì, tanto a assolutamente. continuare tanto. Dopo questo scambio purtroppo la partita inizia a tornare buona per nero, questo è stato una grossa perdita, perché adesso questi sono tutti punti neri, ha tantissima forza verso il centro, quindi adesso il muro bianco inizia anche un po' a scricchiolare, e in fine gioco perdi anche dei punti con un eventuale keima in F19 o simili. Quindi continuiamo, però non è ancora un disastro, c'è ancora la possibilità di sperare in un errore nero e riprendere la partita. No, è troppo forte per sperare in un errore. No, Però è un già non peccato mi piaceva, perché per niente la partita. qua è stato purtroppo un piccolo problema di lettura, che fino a qua era buona per bianco. Non di tanto, però la considero buona per bianco. Qua, quando vedete questa formazione che si vede spesso, se nero vuole separare è costretto a fare un cosume in diagonale da uno dei due lati, di solito verso il lato dove vuoi chiudere bianco. E qua bianco è costretto a uscire e tu lo segui. E in questo caso comunque bianco diciamo che scappa verso il suo muro, quindi non vedo grossi problemi. Perché se nero si limita a saltare, comunque riesci a fare una specie di connessione sacrificando qualcosa. Ups. Magari quello glielo lasci, però vedi che guadagni tanta forza verso l'esterno. Quindi questo tenetelo a mente. Ok, andiamo avanti. Ah, questo ok, questa Errore mio, questo è altra stato un cavolata. tentativo di Tesugi che in realtà ci sta. Cioè, nel senso, poteva sembrare che c'è la classica forma da Ana in testa a 3. Il problema è che questa pietra ha in Atari R14, quindi non funziona qua. Semplicemente se bianco prova a dare questo, nero mangia, e poi comunque quelle tre pietre non hanno modo di scappare. Quindi in questo caso bianco può o fare tennuchi e pensare a ridurre il lato basso, però è un po' rischioso perché hai questo gruppo che rimane un po' sospeso, oppure fai
inizia a fare un po' di forma scappando verso il centro. Questa spinta potresti farla, però ti vai un po' a mettere in difficoltà l'angolo più avanti, quindi questa spinta non vorresti evitare, non vorresti farla, quindi semplicemente in quei casi se vuoi difenderti scappi verso il centro con una qualunque estensione da queste parti. Il problema è che se perdi una mossa un po' a difendere, qua magari Nero prova a sviluppare il lato basso. Però, cioè, rimangono comunque ancora un po' di spazi per invadere, non è finita. Se invece provi a invadere subito, scatta fuori un combattimento e bisogna vedere che succede. In partita, con questi scambi sono stati buoni per Nero. E ok, questo era Sente in questo momento. Ok, questo scambio ingrandisce un po' l'angolo, però come abbiamo detto danneggia un po' questa pietra, quindi fortifica un po' il lato basso. Ecco, questa è un po' strana, che diciamo che penso volessi un po' ridurre il centro e mettere un po' di pressione su questo gruppo, però questo gruppo è molto molto forte, quindi è difficile da attaccare. Quindi direi che a questo punto della partita le mosse più interessanti sono una riduzione del lato basso con una shoot the rift o un'invasione in M3, una difesa del tuo gruppo debole oppure un'aggiunta di una pietra per prendere punti e evitare che, tipo, mossa a casissimo, che magari in futuro Nero potrebbe fare queste, che ingrandiscono ancora un po' di più il muoio al centro. Quindi una mossa di bianco in questa zona è molto grande. Ok. E questo c'è ovviamente anche il problema che è tagliabile, quindi questo ti ritrovi con una pietra isolata. Ok, questo è un po' un overplay di Nero, che qua volendo bianco può giocare questa. E dai, ce la farò. Ok, questa. Non ci stanno problemi. Qua non c'è niente. Se rimane comunque chiuso. Con questa in partita Nero ci ha guadagnato, diciamo, la taria gratis e quindi diventa più forte verso l'esterno. Ma comunque tu sei riuscito a giocare questa D7 che era molto grande. Il problema è che qua non puoi essere più di tanto... Esatto, purtroppo non mi sono fermato in tempo. Esatto, cioè qua praticamente potevi anche continuare, qua prima o poi sei costretto a tornare indietro per difendere, diciamo, una cosa del genere. Sì. E il problema è che poi Nero magari può continuare da questa parte, quindi Bianco è un po' combattuto dal fatto che sa che deve tornare a difendere, però ha paura che il lato basso diventi troppo forte. E quindi qua è un po' difficile la situazione. Qua sì, o giochi una cosa del genere e poi torni a difendere e poi provi a ridurre qua, o comunque sì, una cosa sì, diciamo che se qua non difendi purtroppo diventa troppo troppo problematico più avanti, quindi devi o trovare il momento giusto per non perdere troppo. Cioè, questa è un po' troppo aggressiva, quasi costretto comunque a mettere una qualche difesa e poi cercare di invadere. Oppure questa non la giochi proprio e invadi subito. Purtroppo questo è un debito che ti porti avanti più per tutta la partita. E infatti poi quando Nero qua dopo riduci, cerchi di ridurre. Però appena Nero ha il sente... Andiamo avanti. Appena Nero il sente ti torna a tagliare qua e questo è devastante. E i punti che non ha fatto sotto comunque li fa in questa zona. E quindi è un po'... È vero che tu gli hai un po' levato i punti in basso, ma comunque li ha fatti in quel taglio che avevi lasciato. E adesso è anche difficile salvarlo questo gruppo. Anche perché poi ti devi preoccupare, hai questo gruppo che deve vivere, questo gruppo che deve vivere, questo gruppo che deve vivere, quindi è veramente veramente difficile. Quindi diciamo che la partita è rimasta un po' segnata
dopo che bianco ha avuto un po' troppe gatte da pelare con tutti i difetti che si è lasciato in giro. Ecco, magari in questi casi, questi scambi qua puoi anche evitarli, che qua potrebbe anche non decidere di non difendere, qua semplicemente magari può cercare di inglobare anche tutto nero. Quindi in questi casi magari semplicemente scappa. Anzi, difendi qua e poi sfidi un po' nero a catturare queste. Che in realtà non è semplicissimo trovare la mossa qua ideale per catturare, perché rimane un po' di agi. È più complicato per nero catturare queste, perché se poi tu non le riesci a catturare, tu stai avanti tu. Però è un po' più complicato. Beh, andiamo avanti adesso. Ecco, qua c'è un po' di problemi di forma che è un po' difficile in questi casi. Forse qua ci andava meglio un po' il salto, perché devi cercare di connettere assolutamente i tuoi gruppi a qualcosa. Che se rimangono tre gruppi separati, uno penso che muoia per forza. Che andiamo avanti, questo più o meno abbiamo finito. Le parti salienti. Dopo questo gruppo va molto molto in difficoltà. Purtroppo, ma era inevitabile perché sono tre gruppi contemporaneamente da gestire. Ok. No, purtroppo non sono riuscito a. No, ma in realtà non hai giocato mai. Il problema è stato quel problema di forma. È tutto derivato Da là. Da là che l'ha fatto andare in vantaggio, quindi ti sei trovato ovviamente a stare indietro e a dover fare un po' delle mosse, un po' degli overplay per recuperare. E quindi ovviamente poi la partita diventa difficile di Vabbè, conseguenza. poi la mia concentrazione va a farsi benedire, non vedo neanche gli snapback, quindi insomma, No, vabbè, ma anche, cioè, troppo a questo è punto della cascata. partita sono troppe cose a cui devi badare. Ok, questo diciamo è l'ultimo momento interessante della partita che volevo far vedere. Che qui Nero ha difeso per sicurezza, però è stato un po' troppo cauto, diciamo, perché facciamo finta che Nero passi. Il massimo che può fare Bianco è questo Atari, ma poi comunque non c'è niente qua. Bianco non potrà mai. Non vedo mosse che. Di bianco che mettono in crisi in qualunque modo, non riuscirà mai a dare Atari da dentro. Quindi, diciamo qua, nero tranquillamente può evitare questa difesa. E se nero evita questa difesa, riuscite a vedere cosa potrebbe fare nero? Qua ipotizzate che tocchi a voi e siete nero, cosa potrebbe fare nero? Vedete se trovate Va a il. catturare in M5. M5 è così. Ah, No, sa di va a catturare quel gruppo là. sì, infatti l'agging è proprio in questa zona. E qui penso che anche semplicemente la spinta sia devastante, perché questo è Atari. E dopo che connetti, questo muore tutto, perché questo è un occhio falso. E quindi Cazzo. se bianco gioca qua, questo troide è un occhio solo. E questo è comunque un occhio. Quindi volendo moriva tutto, 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 Indietro. Mazza. Sì. No, ma infatti era da mo' che era finita. tutto. Sì, no, vabbè, ma era solo una finezza, tanto per vedere che Assolutamente, era ottimissimo. hai fatto benissimo Quindi a praticamente farla così. qua bianco è costretto a difendere qua, però muore tutto quanto. Quindi devasto. È stato un po' troppo cauto nero. A volte queste, diciamo, mosse che chiudono la partita per non dare possibilità di chiuderla subito. Però ovviamente a volte quando si è avanti si cerca di essere super super safe. Ok, passiamo all'altra partita, anche se ci ho messo tanto a fare questa. Comunque sì, i punti salienti sono stati il Tesugi qua in alto che ha segnato un po' la partita. Fino a qua hai giocato benissimo. Non ho visto nessun errore fino a qua. E
Sì, gli unici problemi sono stati questo Tesugi che non funzionava e la connessione qua che non è riuscita, poi per il resto andava bene. È stato poi ovviamente che stavi indietro e hai dovuto giocare un po' troppo aggressivo. Ok, altra partita, vi metto il link, che è quella di Luciano. Non è questa, non è questa. Poi ovviamente se avete domande potete fare. Allora, ok, messo l'altro link sempre su Discord. Allora. Qui dallo username non mi ricordo chi è Luciano, fra Robson e Ula Ula. No, Ulla Ulla. Ok, allora. aspetta, Gin? No, Luciano dovrebbe è essere Robinson, è Robinson. Robinson. Ok. Sì, è Robinson. Allora, Luciano è Stavo a bianco pensare e a Ulla Ulla Ulla. Ulla, mi sa che è Potorti, o Potorti o Barbati, o Luciano Barbati, mi sa Potorti Ulla Ulla. Ah, ok. Infatti non mi Anche ridava, non conoscevo nessuno, cioè non collegavo l'username. Ok, fino a vorrei qua tutto sbagliare. normale. Chiusura dell'angolo, approccio dell'altro angolo aperto, pinza. Ok, questa. Fino a qua, ok. Bianco vuole cercare di stabilizzare subito il gruppo. Ane corretto, doppio ane per fare forma, bene. Questa è un po' strana da parte di nero, che non risolve bene i problemi. Cioè qua bianco potrebbe semplicemente dare questa. Ok, questa subito no, perché magari può dare contro ane nero. Quindi qua penso che bianco semplicemente connette qua e più o meno sta a posto. Riesce a o scappa riesce a scappare fuori. Oppure volendo può anche fare forma giocando così. Così? Qua sì, che più o meno puoi uscire fuori schiacci nero. Ah, ok. Non è tanto un problema. Però anche la connessione basta va bene. In partita ok, bianco connesso, questo va bene. Questo Kema, diciamo che qua in qualunque momento bianco si gioca questa è vivo. E toglie anche un pochino la possibilità di fare occhi a nero, quindi. Diciamo che da nero sarebbe il tempismo giusto per fare questo scambio e poi magari fare questo Kema. Così almeno sai che qua c'è un occhio solo di bianco ed è costretto a cercare di uscire fuori. Nero stand di qua. Quasi comunque la cosa ideale sarebbe mettere prima un po' di pressione togliendo la possibilità di vivere. E poi magari cerchi di minacciarlo, di chiuderlo. E vedete come. Intanto nero sta facendo punti in basso. E sta anche rinforzando il lato. E nel mentre bianco ha. O torna a vivere con una mossa molto passiva, tipo così, e nero ha il sente per giocare altrove. Tipo così. O anche così. Comunque bianco fa veramente pochi punti e nero si sta sviluppando su due lati. Che questa qua, che è stata giocata in partita, non mette tanta pressione. Anche perché bianco può tornare in qualunque momento a vivere. Non è sbagliato, è che comunque è un'estensione da questa pietra e quindi però è un po' meno aggressiva. Bianco prende un angolo, va bene. Nero Sansan, va benissimo. Joseki, Joseki, Joseki. Questo è Joseki, ma è considerato un po' meglio per nero. Che vedete, nero decide subito di sfruttare questo agi, che questa è forzata di bianco. Altrimenti il blocco dall'altro lato
vorrebbe dire che si perdono le due pietre, quindi è un disastro, quindi questa è forzata. E quindi questa anche è forzata di nero. Bianco può rispondere o così, però è indifferente. E vedete che nero ha questo pawn Nuki che è molto molto solido, e in futuro sarà difficilissimo che venga attaccato, e anche queste due pietre che sono molto flessibili, mentre bianco ha solo, quanto sono? 6, 7, 8, 9, una decina di punti nell'angolo, quindi per questo è considerato molto, cioè non molto, ma leggermente buono per bianco, per nero. Anche perché qua nero è il sente e potrebbe anche decidere di giocare da un'altra parte lasciandosi l'agi qua sul lato per dopo. Quindi qua bianco cosa avrebbe potuto fare? Di solito si gioca o F16 o E16, quindi giocando così e così e poi bianco fa tenuki e gioca da un'altra parte, tipo che so, qua o qua. E si continua. Poi ovviamente bisogna sapere quasi quali sono le continuazioni nell'angolo, però per quello vi rimando sempre ai video di Carlo che l'ha approfondito in maniera profonda, diciamo. Oppure come sempre è così anche questo. E qua bianco comunque fa tenuki con la stessa idea che può giocare sui lati aperti. Oppure gioca fino a qua. E si fa un muro molto molto solido, però a questo punto nero ha il center e può giocare in mezzo. Quindi sono scelte. In partita bianco ha preso subito il territorio, però è un po' meglio per nero. E poi si vede che bianco rimane un po' indietro in sviluppo. Bianco prende l'ultimo lato aperto, che era quello basso. E nero, diciamo, fa una mossa di riduzione, che ci sta come idea. Però non è tanto. Avrei visto un po' più. Piuttosto che fare una mossa di riduzione in sesta linea, ci sono ancora un po' di lati aperti. Si potrebbe giocare questa C7 che rafforza molto le due pietre, che poi non avranno problemi. Inizia a fare anche un po' di punti sul lato. Oppure magari una mossa di espansione del muoio tipo questa. E vedete che comunque si inizia a creare tutto questo che diventa un muoio bello grande, a cui bianco si dovrà preoccupare di invadere subito. Anche questa volendo, a seconda di dove vuole svilupparsi nero. Queste sono un po' le mosse più grandi. Questa comunque non è male perché alla fine mette anche abbastanza pressione su questa pietra. Bianco difende. E diciamo questa mossa solidifica un po' questo gruppo, che adesso non avrà più problemi, che comunque minaccia l'ane sotto. E bianco decide di invadere, anche perché una mossa sul lato basso probabilmente era anche un po' troppo lenta. Magari poteva fare questo scambio e poi fare tenuki. L4 non funziona. L4 è un po' complicata. È un po'... No, non No, perché funziona, ecco, comunque io l'ho visto. c'è la scala, e quindi se c'è la scala vuol dire che tu devi fare questa, ma poi c'è... Rischi che comunque questa Vabbè, questo è un po'. Devi un po' vedere cosa succede prima a queste pietre per fare questa variante. Quindi magari nero fa semplicemente questa. E anche così va bene perché minacci di catturare questa. Quindi bianco deve giocare da ste parti. E la vedo molto, molto meglio per nero perché ci sono troppe pietre nere nella zona. Quindi questo va bene, qua sì, o bianco fa prima uno scambio, tipo giocando qua sotto, e vede che fa nero. Perché se nero tipo risponde così, ok, stai a posto, e poi fai i tenuki. E inizia a ridurre. Questa invasione di solito ve la consiglio solo se avete già una pietra qua, che vi aiuta un po' nel combattimento, altrimenti di solito è bianco quello che va più in difficoltà. Quindi vi consiglio o invadete qua, oppure
o invadete qua in questa zona. Sono i due punti un po' più aperti. Questa direttamente è andata un po' in difficoltà nel combattimento. È molto complicato trovare un risultato che sia soddisfacente, che sì, ok, al massimo riuscite a vivere molto 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 piccoli in angolo, però raramente è sufficiente. Infatti qua nero avrebbe dovuto bloccare qui e costringere bianco a vivere piccolo. Una cosa del genere. E vedete comunque che l'influenza nera inizia a diventare gigantesca. Allora, decisamente più. Qua bianco ha fatto tipo solo 4 punti, quindi è finito in gote. Direi che come sequenza è molto meglio per nero. In partita, però, nero difende questa pietra e quindi bianco ha la possibilità di uscire. E questo è devastante perché il gruppo di bianco è vivo, che adesso sicuramente riesce a vivere qua, e non c'è più margine di sviluppo per il lato alto. E nero gioca alle 17 e mette un po' di pressione, però come detto questo gruppo non può o uscire verso fuori o vivere subito giocando il 6-17 come fa in partita. E adesso diciamo che questa pietra semplicemente fa un po' di punti qua, ma niente di più. Quindi come direzione di gioco, questo è stato il primo grande errore di nero. Q15 era molto importante chiudere qua perché era sente, quindi non c'era pericolo che bianco uscisse con questa finché deve difendere l'angolo. Bianco vive. E adesso comunque nero torna a prendere gli altri punti grandi. Questo è fattibile, magari anche una. Semplicemente in terza linea e questa c'è il problema, magari vieni schiacciato, non è il massimo. Beh, che in realtà non subito, oppure magari ti fa il kick. Comunque anche in seconda linea va bene, non cambia molto. Vedete che adesso comunque queste tre pietre ora sicuramente non hanno tanti problemi. Nero sicuramente li riesce a gestire. Tutto quello che è rimasto è un po' di agi da queste parti, visto che qua c'è un muro fortissimo. Bianco può pensare più avanti di fare un'invasione in B12 e provare a catturare qualcosa. Altre mosse urgenti sono questa situazione qua in basso che è rimasta sospesa, che è stato un attachment a cui Nero non ha risposto, quindi immaginate una mossa qua è molto molto grande. Perché toglie tutto l'agi di bianco e inizia a indebolire molto queste due pietre, quindi questa forse è anche più grande che giocare C7. Non so, volete dare quale sia meglio. Anche S1 continua ad essere un punto molto molto grande perché quasi sente perché minaccia di togliere la base del gruppo bianco. Queste sono un po' le mosse più grandi. Andiamo avanti. Questo ok, ecco qua era meglio giocare sotto che questa dà la possibilità comunque a bianco di difendersi e poi c'è ancora la problematica che lascia L2. Questo c'è un po' di difetto di forma, però ve lo faccio vedere molto molto velocemente che se no mi dilungo troppo nelle varianti di lettura. Che se qua nero taglio, ovviamente questo è chiaramente ottimo per nero, quindi lo scartiamo subito. Questa c'ha da leggere questa variante dove nero scende e qua bianco può bloccare da due lati. Se blocca di qua, questo è Atari. E questo minaccia la scala. Che se nero torna a catturare queste, bianco ha questa, nero ha questa scala. Finisce da queste parti, quindi vince nero. E anche se bianco si connette in prima linea, è comunque buono per nero. E se bianco difende di qua, nero torna a catturare queste due e queste tre sono separate. Quindi questo è molto devastante. Se
se il nero riesce a stare dietro a tutta la lettura. Quindi qua c'è un piccolo problema di forma di bianco. Qua il bianco purtroppo deve o tornare a vivere subito qua e si toglie il problema, oppure esce un po' più in sordina con questa Q7. Però questa era un po' lunga da leggere tutta la sequenza con Q7. Ne esce fuori. Qua magari era. O difendeva subito così perché c'è un po' questo taglio problematico per dopo. Quindi qua nero deve o difendere qua oppure al massimo spingere così. Questa lascia un po' più di agio che lascia sia il taglio qua che il taglio qua. Quindi non è il massimo dell'efficienza. Bianco esce per ridurre fuori. E vedete comunque più o meno i territori sono fatti. È un po' più una questione adesso di riduzione fino alla fine, arrivare al fine gioco. Che comunque bianco ha il territorio qua in angolo, territorio qua, territorio qua, territorio qua. Nero invece ha un po' di punti qui, segniamoli con un'altra cosa, un po' di punti qui, e un po' di punti qui che comunque sono stati un po' rovinati, e adesso c'è comunque un monkey jump qua. Qui bianco è fuori, quindi è un po' difficile per nero costruire efficacemente i punti perché ci sono tante debolezze. Comunque è una partita abbastanza vicina. Non è chiaro chi stia avanti qua, conta tanto il fine gioco probabilmente. Ecco, questo è stato un po' diciamo, un overplay. Qua si è messo un po' in difficoltà che è vero che bianco sta cercando di attaccare queste due pietre e separare questo gruppo, però questa H16 che nero ha giocato in partita funziona molto molto bene, non c'è un modo chiaro per bianco di uscire, purtroppo. Infatti poi andando avanti, nero è stato molto bravo a leggere che vince nero di una libertà e bianco non può fare niente. Quindi questo è stato un po' un overplay, questa G17. Qui il massimo che poteva fare bianco era. Ok, comunque la testa ce l'ha fuori, quindi tutti i punti in questa zona sono rovinati, non è facile per bianco costruire, cioè per nero costruire. Da bianco penso che consiglierei di fare. Questa è molto grande, penso sia sente perché se nero gioca una qualunque cosa, questa toglie tutti i punti che sono qui. Quindi questa la scambierei il prima possibile. Quindi ipotizziamo una difesa di nero. E poi bianco può provare ad attaccare questa pietra. Comunque ci sono tante possibilità. Abbiamo fatto una sequenza un po' di cacca. Sì, si deve leggere un po' di così. Comunque qua c'è tanto potenziale, ma anche questa si può leggere questa. Quando si ha un muro così forte si può sicuramente tirare fuori qualcosa da questa debolezza. Ok, comunque anche dopo questa grande perdita di bianco, che adesso tutti questi punti sono diventati neri, e anche queste due pietre fuori, quindi può iniziare a costruire qualcosa qua, alla fine è comunque rimasta una partita da mezzo punto, quindi non è stata chiarissima. Qua probabilmente nero ha perso un po' la possibilità di chiudere bene il fine gioco. Ah, dopo questa mossa è un po' una pressa per costruire i punti di qua, anche se si perde un po' eventuali invasioni. Fino a qua, ok. Questo è sente. E nero difende da questa invasione. Quindi adesso i punti sono questi. Bianco ha guadagnato qualcosa qua. E adesso c'è da definire un po' il centro. Ok, questa era molto grande da bianco, infatti nero risponde. Monkey jump, questo anche è sente. Ah, qua ricordatevi, quando fate il monkey jump, questa è la forma corretta. Fate un punto in più perché anche dopo che vi dà questo Atari deve comunque continuare a connettere. Invece se giocate solo questa, perdete un punto, però vabbè, sono piccoli dettagli di fine gioco. E vedete comunque quanto è molto molto difficile fare punti in questa zona per bianco. Una volta che bianco. Sì, vabbè. È molto difficile fare punti in questa zona per nero una volta che bianco ha un pochino la testa fuori. Quindi
Quindi i punti più interessanti da costruire sono... Beh, qua è veramente difficile costruire punti perché è un po' tutto un devasto. Forse spingere qua... Vabbè, fare una... Fare questa estensione ci sta. E poi qua, questa è un po' lenta forse, perché alla fine queste due pietre non hanno tanto bisogno di una difesa, perché con due mosse catturi tutte le pietre, quindi bianco non si metterà mai, to, mosso a caso, bianco non si metterà mai a spingere questa, che si crea solo un altro gruppo che potrebbe morire. E questa in qualunque momento nero torna indietro e cattura questa. Quindi non soffriranno mai un possibile attacco. Quindi probabilmente o giocare qua o giocare questo turno era più interessante per provare a fare tutti questi punti. Questa è un pochino lenta. Bianco esce. Ecco, questo penso che sia il momento in cui ha dato nero la possibilità di recuperare. Perché questo è molto molto grande. Questi sono stati parecchi punti. Immaginate una mossa di difesa ne di nero qua. Poi avrà anche un fine gioco in S6. Penso che se nero chiudeva qua, era abbastanza avanti nero. E la poteva chiudere. Invece qua ha fatto molti punti bianco e questa non ha aggiunto tantissimi punti a nero. Andiamo avanti, e poi è rimasto praticamente, siamo al fine gioco fino alla fine. Vediamo se ci sono sequenze interessanti. Ah, questa. Nero cattura, bianco chiude. Qua, bianco ha fatto questo copro, volendo poteva giocare questa. Che alla fine vedete che... Alla fine di tutta la sequenza, bianco è finito gote perché ha dovuto difendere questo punto. Qua bianco poteva giocare invece questa mossa qui, che minaccia di catturare quella pietra, e qui c'è un doppia tari. E se bianco cattura, se nero cattura, bianco ricattura, nero cattura, e se comunque è tutto collegato e non ti serve aggiungere una difesa qui, e quindi bianco può giocare altrove per il fine gioco, anche se qua non è che ci siano tantissimi punti, però siccome la partita è finita di mezzo punto poteva fare la differenza. Però sì, in realtà sono rimasti ormai veramente pochissime mosse. Giocare questa. Cioè, scusa, mi sono perso una cosa. Cioè, nero ha permesso a bianco di rientrare in partita e finire mezzo punto? Sì, questa partita è finita di mezzo punto, anche se non sembra, ma il problema di nero è stato che era veramente difficile creare territorio perché bianco aveva tutta la testa fuori in tutti i suoi territori e non è mai riuscito a costruire tutto efficacemente, anche se ha perso quel gruppo in alto. Quindi andiamo avanti, ed è finita. Ha vinto nero di mezzo punto. Anche se non sembrava dopo che bianco ha perso quel gruppo in alto, ma nero ha veramente molti pochi punti. Che vedete, in questo gruppo non ha fatto tanti punti. E anche qui comunque al centro non è che si è riuscito a creare tantissima cosa. Invece i territori di bianco sono abbastanza grandi per le pietre che ha usato. Quindi Diciamo riguarderemo che tutti. bianco ha quattro angoli. Sì, in realtà sì, bianco ha quattro angoli e il centro non è così grande, quindi è stato un problema un po' di efficienza di nero, anche se gli è andato bene il combattimento. Diciamo che il grosso è successo qua con questa invasione. Se nero avesse difeso qua sarebbe stata una partita molto molto difficile per bianco. Che qua una cosa del genere inizia a essere dura. Anche se Cioè, poi... ha tutto il centro nero, Sì, più o meno. invece una volta che
Bianco riesce a mettere la testa fuori qua e inizia a diventare difficile costruire qualunque cosa. Che ti ha rovinato tutto il lato alto, ti ha rovinato anche la possibilità di eventuale sviluppo del nero. E dopo che c'ha anche S6, anche S17 vuol dire che tu inizi a fare i punti solo da qua. Quindi questa invasione è stata proprio un disastro. Però in realtà fino al fine il Fuseki era molto molto buono per nero fino a questo punto. Che bianco, quest'angolo è molto piccolo e le formazioni di nero sono molto efficienti. Quindi fino a qua va bene, quindi qualche occasione mancata. E poi altre cose. Sì, qua nero poteva giocare K2 che era un po' meglio a livello di punti. C'è una parecchia differenza rispetto a giocare K4. Ok, qui c'è la possibilità del taglio, ma era molto complicato da leggere. Però sì, penso che, vabbè, dopo questo combattimento, nero abbia dato la possibilità di recuperare a bianco quando non ha connesso qua in R9. Questo era molto molto grande. Ah, qua teoricamente nero aveva la possibilità di tagliare. Che questa funziona, che cioè si deve vedere che magari bianco si riesce a connettere a qualcosa, però questa possibilità c'era. Magari comunque fai, sì, in realtà non è che cambia molto, che sicuramente bianco si riesce a connettere. Niente, quindi questo è stata una partita in cui il fine gioco era abbastanza importante, siccome era una partita da mezzo punto, qualunque riuscire magari a trovare una sequenza che ti fa finire senza, ti fa recuperare quei 2 punti per primo. Ecco, magari sì, questa sequenza qua poteva fare la differenza che finiva sente o gote. Però ok, sì, la partita è stata decisa un po' nelle parti importanti dove si sono permessi tagli, tipo qua. Diciamo che qualsiasi sequenza poteva fare la differenza per mezzo Sì, per punto. mezzo punto veramente Cioè, era. sembra che comunque Bianco abbia sacrificato la parte alta, quel gruppo sballato lì in alto, per annullare il centro di nero. Sì, dopo che vedete, dopo che bianco riesce a giocare M15, in pratica nero non ha nessuna parte del Goban in cui si riesce a sviluppare bene. Che tutti gli sviluppi sono veramente difficili. Qua è difficile fare tanti punti che vieni schiacciato. Qua c'è il monkey jump, quindi questi sono veramente pochi punti. Qua c'è ancora un taglio. Questo più che altro sono difetti da fixare, quindi non ti puoi aspettare tanti punti. Invece questa formazione di bianco è abbastanza grande, fai tanti tanti punti, soprattutto dopo che riesci a fare L2. Questa alla fine all'angolo i suoi 12 punti li ha fatti e questo gruppo è vivo e semplicemente si mette là a rosicchiare tutti i punti al centro. Quindi sì, questa invasione è stata veramente la cosa che ha condizionato tutta la partita. Che bastava una mossa di differenza qua ed era completamente diversa. E ok, sì, riguardiamo un attimo Scusa, velocemente i questo. punti del Fuseki importanti. Ok, qua diciamo che è un Joseki che Nero non conosceva tanto. E questo Joseki è vero che è molto semplice, però da bianco ve lo sconsiglio, cioè dalla persona che non ottiene il Ponuki ve lo sconsiglio perché è veramente troppo, troppo buono a livello di direzione. Soprattutto perché Nero può decidere anche di giocarlo dopo e mantenere il sente. Oddio, poi alla fine non è un disastro. Sì, più che altro bianco deve stare attento quando invade. Che in realtà sono molto pochi quelli che riescono a gestire bene questa formazione. È molto facile che ve la invadano male e fate un botto di punti. Che sì, di solito vi consiglio questo approccio, che almeno o scappate fuori o riuscite a fare qualcosa nell'angolo. È molto più semplice, anche se
Sì, qualcosa nell'angolo la fate, però almeno scappate fuori. O Una qualcosa qui. domanda, scusa Sì. Cristian. Con l'invasione in Q16, se era in Q17 poteva essere valida. Sì, ci sono alcune varianti in cui si invade direttamente in questa zona e si riesce a vivere, anche se ovviamente si viene completamente circondati. Mi cosa che la vedo talmente poco spesso che non me la ricordo nemmeno. se siete interessati, magari faccio qualche ricerca, ve la faccio vedere settimana prossima. No, ma è Qual è la solo. sequenza ideale? Però sì, teoricamente c'è abbastanza spazio per riuscire a fare due occhi, ma sicuramente Nero riesce a fare un muro e poi sviluppa il Moio. Bisogna trovare, cioè, dipende dal resto del Goban qual è ideale fare, se vivere semplicemente qua oppure fare solo un approccio. Però sì, è una sequenza praticamente da sapere. Qual è quella per cui si vive nell'angolo? Perché ormai questa chiusura alta dell'angolo è molto spesso, si vede molto spesso. Quindi vi farò sapere com'è. E niente, ce l'abbiamo fatto in tempo utile. Avevo detto che erano abbastanza veloci queste review. Le parti importanti sono nel medio gioco. Non mi sono dilungato più di tanto. E se avete domande, ah, intanto vi. Era su questo file che c'erano gli Tsumego. Sì, era su questo file che c'erano gli Tsumego per caso. Sì, l'altro ve lo metto direttamente su Telegram perché me l'ero salvato. Non è la variante di quello che ci hai dato la volta scorsa. Può essere qualche. Non è uguale, però forse ci assomiglia perché comunque ha Non è funzionato. uguale, ma mi sa che nell'analisi c'era la risposta che. E dandoci la risposta a uno vecchio, uno di questi mi sembra di vederlo. A volte sono delle piccole differenze che ti aiutano meglio a fissare nella mente la forma e le varie continuazioni, quindi va anche bene fare un problema molto simile con una piccola differenza. Però mi pare che non ve l'ho dato perché sto andando più o meno in sequenza con gli Tsumego per casa. Dato no, però molto simile a uno. Ah sì, può essere. Può essere, può essere. E, ok, vi ho mandato lo screenshot sul gruppo di Telegram, così quando avete tempo e voglia lo potete fare, o correggiamo lunedì prossimo. E abbiamo finito. Penso che possiamo andare a nanna. Prima che. Non so se Federico aveva qualche domanda, dato che ha concluso la prima lezione, diciamo, Ah, sì. del. Se vuoi chiedere qualcosa, fai pure. Ovviamente, se vuoi, mi puoi mandare le tue partite. Visto che. Sì, io ancora sono proprio all'inizio, quindi diciamo che capisco e non capisco perché. Ecco, ho giocato pochissime partite, Ci quindi vuole un po' di posso esperienza, mandarti però sì, tranquillo, qualche. quando. Ti mando qualche partita giusto per vedere un po' come gioco. Sì, mandameli o sul gruppo o anche in privato a me su Telegram, che poi le guardo, le vediamo settimana prossima. Però se Tanto già. peggio di me cosa fare. Non si è capito, Thomas. Hai qualche domanda? No, è Thomas che fa il piagnone come al suo solito. Ah, no, pensavo che avessi qualche domanda, allora ho detto non avevo capito, insomma. Comunque, Federico, vedo che sei più o meno al mio livello su OGS. Sì, Se ma vuoi ho giocare, fatto io sono tipo. Prenz. Sì. Ma ti Guarda, ho Federico, fatto le. comunque non essere timido, cioè gioca più che puoi No, della ma serie pure. io in genere gioco contro il computer che almeno non, cioè, c'ho meno pressione. Ah, ma una partita di Ancora non mi corrispondenza frega. con tempi lunghi si può fare.
No, quel, cioè, per corrispondenza proprio non è il mio genere, cioè, non mi Sì, ci può piace, stare. piace più. Dal Comunque, vivo. Online puoi anche chiedere partite di insegnamento, ovviamente. Sul gruppo Telegram c'è qualcuno che ha tempo e può, diciamo, farti una partita e ovviamente tu in quella partita puoi chiedere mentre giochi, insomma, Per questo si chiamano partite di Sì. insegnamento. Quindi chiedi tranquillamente, insomma, non aspettare di diventare troppo forte per giocare. Non c'è pericolo per No, adesso. no, no, ma te lo dico per la mia esperienza, perché pure io, vabbè, io muovo un sacco di tempo che gioco, ma sono rimasto sempre allo stesso livello. Uno, perché non ho tempo di studiare, di giocare. Ops. Ok, provate per sbaglio, chiudiamo qua.